Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Occhio alla Notizia, come tutti i sabati in versione breve, in versione flash. Dunque cominciamo con la cronaca, ha destato molta curiosità. Quest'auto finita contro una colonna dell'ex chiostro di Santa Teresa a Fano, dopo essersi messa in movimento da sola dal posteggio in cui era stata parcheggiata. È accaduto questa mattina in pieno centro, il proprietario l'aveva appena parcheggiata, ha tirato il freno a mano ma senza inserire la marcia. Sul cruscotto il ticket per la sosta a pagamento in Bellavista è effettuato alle 9.35 con scadenza alle 11.30. A un certo punto però l'auto ha iniziato a muoversi fino a scendere gli scalini e fermarsi dritta contro questa colonna. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma l'episodio ha generato tanta curiosità tra le persone che a quell'ora del mattino frequentano il centro per andare al mercato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per verificare la stabilità delle colonne dell'ex chiostro e la polizia municipale che, dopo aver rintracciato il proprietario dell'auto, una Volkswagen, lo ha multato. Se l'Italia fosse un paese normale, il centro sociale Grizzly sarebbe già stato sgombrato da un pezzo dalle autorità, perché l'occupazione dello stabile nei pressi dell'aeroporto è abusiva e illegale. Sono parole di Federico Sorcinelli, esponente politico di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale di Fano. Non è cosa normale che si impedisca fisicamente alle forze dell'ordine di entrare a fare controlli per quasi 3 ore. C'era forse qualcosa che era meglio far sparire in quelle 3 ore? E ci sembra francamente assurdo, conclude Sorcinelli nella sua nota, che le forze dell'ordine abbiano accettato una situazione di questo tipo. Si è svolto questa mattina nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna il corso di formazione del personale insegnante ed educativo delle scuole dell'infanzia e dei nidi del Comune di Fano. Un percorso di formazione di alto livello dedicato a tutto il personale educativo ed anche ai coordinatori, affidato alla società 06 App. Il coro polifonico malatestiano, insieme al coro Gaudium Vocis dell'Unione Roveresca, entrambi diretti dal maestro Francesco Santini, sarà a Venezia domenica 27 settembre nella prestigiosa Basilica di San Marco, dove canterà durante la celebrazione della messa solenne delle ore 12. Il coro malatestiano sarà ancora quindi una volta protagonista attraverso il canto polifonico della città di Fano e della sua cultura, in un luogo dove sacralità, architettura e musica si fondono. È previsto per domani mattina alle 9 il funerale simbolico di Monbaroccio, un corteo con tanto di bara che muoverà da Porta Maggiore fin dentro il paese in piazza Baroccio, un modo per proseguire la protesta contro una fusione, quella con il comune di Pesaro, imposta dall'alto senza un minimo di concertazione e condivisione con i cittadini. Il Panathlon Club di Fano ha organizzato un incontro sul tema controllo dell'attività fisica e sportiva, una conferenza pubblica che si svolgerà martedì 29 settembre alle ore 18 nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti di Fano, che si trova in viale 12 settembre. Relatore sarà il dottor Pierfranco Pucci, biologo ed esperto di alimentazione applicata all'attività fisica e sportiva, già ricercatore presso il Centro Ricerche per la Nutrizione dell'Università degli Studi di Bologna. L'ingresso è libero. Prenderà il via nel prossimo mese di ottobre un corso per diventare un truccatore cinematografico ed esperto negli effetti speciali, un progetto che nasce dalla consolidata esperienza nel settore e dalla dinamicità imprenditoriale della Key Art Accademia per truccatori e della sua fondatrice, la recanatese Clara Cittadini. Obiettivo del corso è la formazione completa di professionisti nel settore trucco e parrucco cinematografico, in base ad innovative metodologiche medie in Italy, in grado di competere con le maggiori produzioni americane. Ciò che si prefigge è di migliorare la qualità dell'offerta di maestranze marchigiane per le produzioni locali e nazionali.
E adesso lo sport, tiro con l'arco, un bel risultato per la squadra degli arcieri pesaresi. Patrizia Mussolino, atleta della Sagitta Arcieri Pesaro, è salita sul podio nel campionato italiano riportando a Pesaro un bellissimo bronzo individuale nella divisione arco nudo master. La gara si è svolta nella bellissima location dei Boschi che fanno da cornice al lago Laceno in provincia di Avellino, in un percorso ad anello che prevedeva 24 postazioni di tiro. Per il calcio invece la Serie D, domani l'Alma Juventus Fano incontrerà allo Stadio Mancini alle ore 15 la Recanatese. Telecronaca differita dell'incontro lunedì sera dopo il telegiornale con la telecronaca di Sergio Catalani. Ed è tutto per Occhio alla Notizia, grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti.